Io ho sempre considerato il biennio azzurro 2010-12 il più sottovalutato della storia. Oggi ci sono i Gasperini, De Zerbi, Conte, allenatori che coltivano un calcio di dominio e possesso in linea con la mentalità internazionale. La sua Italia invece prese clamorosamente in contropiede la nostra tradizione calcistica. Il quadrilatero rotante, Marchisio, Pirlo, De Rossi, Montolivo, che si scambiavano di continuo posizione e miravano al dominio del gioco, era assolutamente rivoluzionario per le nostre abitudini. Quell'Italia era in anticipo di 10 anni. Così il giornalista Luigi Garlando si è espresso qualche anno fa in un articolo di Sport Week riferendosi direttamente a Cesare Prandelli, CT della Nazionale Euro 2012. Ha anche scritto: «L'olio buono che ha spremuto lei da Balotelli e Cassano non l'ha spremuto più nessuno». Un grande elogio, insomma, a un allenatore che invece ultimamente non viene più considerato più di tanto. Ma l'Italia della finale persa rovinosamente contro la Spagna era davvero così brava a giocare? Si dice che sì, fosse stato un grande torneo e che la finale, sebbene giocata sotto ritmo e troppo confusamente, fosse davvero impossibile da vincere. Del resto tutti hanno ben presente i due gol e le iconiche esultanze di Super Mario contro la Germania e anche il cucchiaio di Pirlo a Joe Hart. I giocatori di quella selezione erano forti, tanto che lo stesso Pirlo dichiarò alla Gazzetta poco prima dell'inizio della competizione: «L'obiettivo minimo è la semifinale. Siamo forti e giochiamo per vincere. Il blocco Juve è una bella base da cui partire». Effettivamente, dopo il disastro del mondiale sudafricano, va detto che Prandelli riuscì a dare una svolta enorme alla squadra. Ciò si vide sin dall'agosto 2011, quando gli azzurri furono in grado di sconfiggere gli stessi spagnoli in amichevole. Anche all'esordio all'Europa in Polonia e Ucraina ci scontrammo con le Furie Rosse e mantenemmo il vantaggio per quasi un'ora, prima che riuscissero a pareggiare. Interessanti le dichiarazioni del capitano nel prepartita. La Spagna non deve temere l'Italia, nel senso che loro hanno talmente tante certezze che non temono nessuno. Ci sono delle squadre favorite e ci sono delle squadre oggettivamente più forti, che non sempre vincono, perché la Grecia nel 2004 è stata più brava di 5-6 squadre che erano superiori a lei, la Danimarca nel 92 è stata più brava di 15 squadre che erano superiori a lei e ha vinto, eppure non erano i più forti. Poi una punizione di Pirlo ci garantì l'1-1 con la Croazia e nell'ultima giornata sconfiggemmo l'Irlanda. La formula del torneo prevedeva la partecipazione solamente di 16 squadre, cui ci eravamo qualificati direttamente ai quarti. Contro l'Inghilterra giochiamo bene, ma non riuscimmo a segnare e passammo solo ai rigori, durante i quali appunto il maestro freddò il portiere e i tifosi britannici. Sì, perché il portiere mi sembrava molto sicuro di sé, anche negli atteggiamenti durante i rigori, quindi bisognava fargli abbassare un po' le arie, e in quel momento era giusto così. La semifinale contro la Germania fu anche più esaltante perché Balotelli segnò due reti, una bellissima, e non servì a nulla il gol della bandiera di Özil nel finale. Nell'ultimo atto, di fronte a noi, trovammo ancora la Spagna, che aveva eliminato Francia e Portogallo e che schierò la stessa identica formazione nel precedente scontro ai gironi. L'epilogo della partita di Kiev lo conoscono tutti. In diversi sostengono che fummo svantaggiati moltissimo quando si infortunò il subentrato Thiago Motta, che non poté essere sostituito perché avevamo esaurito i cambi. Comunque, non riuscimmo mai a entrare veramente in partita, eravamo poco lucidi ed evidentemente esausti. Ci andò anche bene, per dire la verità, nel momento in cui l'arbitro non vide una deviazione netta con il braccio di Bonucci nel cuore dell'area di rigore. Subimmo due dei quattro gol totali negli ultimi 6 minuti, fu la finale europea con maggior differenza reti nella storia. Ci rimase solo la bella immagine di Casillas che chiede al direttore di gara di non concedere recupero in segno di rispetto per noi sconfitti. Nel post partita, mister e giocatori ammisero la troppo grande superiorità degli avversari. Oggi, guardando indietro, possiamo sorridere per quanto disse Chiellini. Era la partita più importante della carriera, c'è delusione, credevamo di poter coronare un sogno. Anche le parole di Buffon sono davvero belle e ci fanno capire perché non dovremmo mai dimenticare quella rassegna europea bellissima del 2012. Un messaggio ai milioni di italiani che sono nelle piazze per seguirvi e che comunque penso possano dirvi un grazie lo stesso. No, siamo noi che ringraziamo loro, li ringraziamo veramente di cuore perché non ci hanno mai abbandonato e per noi è stato un orgoglio regalargli quelle emozioni. E più che altro abbiamo fatto e abbiamo dato tutto quello che avevamo. Poi nella vita ci sta di incontrare anche più forti e allora bisogna complimentarci con loro.